150 posti di lavoro in un territorio come quello provinciale di Crotone sono importanti poiché permettono il fabbisogno personale delle famiglie, non solo di Cutro. Si tratta della Serra Valle Energy, con un 2024 incerto, impianto attualmente in amministrazione giudiziaria. Una rappresentanza di lavoratori è scesa in un sit-in davanti la prefettura per scongiurare la moria di posti di lavoro. Il futuro di questi lavoratori è assolutamente incerto. Ad oggi la centrale è ferma e 150 lavoratori tra diretti e indiretti e indotto non hanno nessuna certezza per il proprio futuro lavorativo. Vedo che alcuni di questi lavoratori sono accompagnati anche dalle loro famiglie e questo nel territorio di Crotone negli ultimi tempi è un fatto inusuale. Purtroppo sì, dico purtroppo che perché quando in campo, in queste iniziative scendono anche le intere famiglie significa che la questione è assolutamente preoccupante. Noi stiamo lavorando affinché il problema sociale, annoso problema sociale, in questo caso che riguarda i 150 lavoratori, sia il prima possibile risolto. Questo territorio della provincia di Crotone non può permettersi di perdere ulteriori posti di lavoro, sono posti di lavoro significativi, sono posti di lavoro dove hanno garantito un reddito dignitoso. Quindi noi chiediamo alle istituzioni di farsi carico di questo problema e provare insieme a noi a risolverlo a monte per garantire l'esercizio della centrale e così via anche garantire i livelli occupazionali. In questi giorni chi ha sentito i lavoratori? Allora, questo presidio nasce proprio perché il problema sociale che riguarda questa centrale non è stato colto appieno. Noi speriamo che nelle prossime ore, nelle prossime settimane, tutti i livelli istituzionali possano fare, diciamo, quadrato su questa vertenza. A tal riguardo noi qualche giorno fa abbiamo espressamente e formalmente richiesto un tavolo istituzionale alla Regione, al Presidente Occhiuto, al Presidente della Provincia, Dottor Ferreri, ma anche al Sindaco di Cutro per avviare e incanalare questo problema sociale che riguarda 150 lavoratori in un alveo istituzionale. E io credo che questo sia un fatto importante, che le famiglie siano qui al fianco dei lavoratori. Che dovrebbero partecipare, purtroppo ognuno ha i suoi impegni. Però noi abbiamo messo la forza e il coraggio di venire, perché questa centrale non si deve chiudere. Dopo tanti anni di lavoro, di sacrifici, mio marito ha una certa età, per andare in pensione è giovane, per andare a trovare poi un altro lavoro è vecchio. Ditemi voi, forse perché abitiamo in Calabria, non lo so. Non lo so, dispiace. Quello che dicono le famiglie è che bisogna continuare a lottare. Continueremo a lottare fino a quando la nostra voce non sarà accolta e non riceverà risposte positive, che per noi sono il mantenimento dell'occupazione. Bisogna intervenire. Anche perché i lavoratori non possono reinventarsi un lavoro poi ad un'età avanzata. Non possono reinventarsi un lavoro ad un'età avanzata e soprattutto non possono reinventarsi un lavoro in un territorio completo. E questo è un territorio che non può permettersi un'altra moria di lavoratori. Sarebbe davvero un danno gravissimo, anche se consideriamo il lavoro che si va a perdere, posti di lavoro qualificati, con maestranze professionali, in un settore come quello della produzione di energia che non dovrebbe prefigurare questo stato di cose.